La conduttrice torinese pronta per The Voice of Italy 2019. Senza ombra di dubbio Simona Ventura sta vivendo un buon periodo sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Dopo la fine della relazione con Gerò Carraro, la conduttrice torinese sta vivendo una bella storia d'amore con Giovanni Terzi. Mentre sull'altro campo l'artista molto presto sarà in video con la nuova edizione del talent show The Voice of Italy 2019. A rivolerla fortemente nella TV di Stato è stato il direttore di Rai 2 Carlo Freccero, che ha puntato molto su Super Simmo. Simona Ventura e l'amore per Giovanni Terzi. In questo momento, il mio cuore danza. Sono innamorata pazza. La vita mi ha fatto un regalo immenso e inaspettato, virgola, punto, aveva dichiarato di recente Simona Ventura riferendosi al suo nuovo compagno Giovanni Terzi. Quest'ultimo, infatti, è stato accolto di buon grado da tutta la famiglia della conduttrice piemontese e addirittura è stato visto di buon grado anche da Stefano Bettarini. Quindi la loro relazione prosegue alla grande e per il momento non c'è stato nessun intoppo. Di recente il fidanzato della Ventura ha fatto una bellissima dedica sul suo profilo Instagram, che è stata molto apprezzata dalla diretta interessata. Simona Ventura in una clinica di bellezza. E a proposito di social network, qualche ora fa Simona Ventura, in attesa di iniziare le registrazioni di The Voice of Italy 2019, ha dedicato il suo tempo libero per dei trattamenti di bellezza. Infatti attraverso delle storie spostate sul suo profilo Instagram, l'ex conduttrice di Quelli che il calcio si è mostrata all'interno di una clinica. La donna ha fatto vedere a tutti coloro che la seguono alcuni macchinari che servono per rassodare certe parti del corpo e Simona ha scherzato col medico dicendo che lei non ha bisogno di farli.